Sì, diciamo che una persona che si vede in ordine si vede bene. Se ti vedi sciatta con la ricrescita, ti deprimi già, è un momento appunto depressione. Se poi ci vediamo che con le ricrescite siamo un pochino più, ancora più depresse. Diciamo che l'aspetto è sempre importante per una persona, sia per la barba sia per i capelli. Ma di già, più di ieri? In tempo di nuovo lockdown, la cura di se stessi può essere utile a livello psicologico, per non buttarsi giù di fronte alla tristezza e allo stop alle relazioni sociali. I parrucchieri di Milano, chiusi durante la prima ondata del virus, rimangono non solo attività che danno lavoro a migliaia di persone, ma anche luoghi per coltivare la bellezza in tempi difficili. A vedersi belli, o meglio, fa sentire meglio. Quindi sì, come abbiamo visto dal primo lockdown, i danni delle clienti sono stati abbastanza, quindi no, le donne non ci rinunciano e va bene così. La clientela, io ho 40 anni che sono qua circa, quasi, e ho la signora che adesso ha 80 anni, la signora che ne ha 50, la ragazza che ne ha 35, la ragazzina che ne ha 12, diciamo tutte. Però quella che si mantiene un pochino più... che gli piace più mantenersi il posto, la signora che vale 50 in su. Ma la situazione oggi è molto complicata, i clienti sono sempre di meno, molti non hanno neanche voluto riaprire, tutti lamentano difficoltà crescenti. Tanti sentono molta fatica, vuol dire, anche perché durante il periodo della chiusura poi non c'era il introito, non c'era nulla. Adesso ci ritroviamo, non dico punto a capo, però siamo abbastanza limitati sempre, sia come lavoro che anche come movimento di persone. Le persone anziane non possono uscire. Tanti clienti che sono, diciamo, da fuori Milano, ci vuole l'autocertificazione per venire, praticamente anche per la piazza, se, come vedete, c'è pochissima gente, perciò sì, siamo aperti tanto per non far vedere che tiriamo giù le serrande, però diciamo non so fino a che punto vale la pena. A noi ci hanno fatto comprare tutta l'attrezzatura, ho speso un sacco di soldi per adeguarmi e alla fine cosa faccio qua? Niente. Però purtroppo per noi che siamo qua la gente sta un po' diradando, nel senso che tanti sono partiti, tanti hanno paura, si lavora ma non una cosa così come normalmente si fa.